Allora, dobbiamo aggiungere i controlli a questo programma e dicono essenzialmente ignora il numero se questo numero n non è compreso nell'intervallo tra 0 e 30. Quindi vuol dire che se il numero n è compreso tra 0 e 30, diceva il testo, quindi maggiore o uguale 0, maggiore o uguale 0, e n è minore o uguale a 30, allora posso aggiornare la somma. Altrimenti non ne tengo conto di questo numero anomalo sbagliato nel calcolare la somma. Ok? Dopo che ho letto il numero, prima di aggiornare la somma tenendo conto di quel numero, verifico che il numero sia in un intervallo lecito. Anche qui, volendo, al posto di 0,30 potrei mettere due costanti simboliche, valore minimo e valore massimo, per eventuali espansioni future. Allora, questo è semplice ma è anche sbagliato, o meglio insufficiente. E sul perché sia sbagliato lo vediamo provando a usare dei valori reali. Proviamo a fare la media 10 volte il numero 10 e poi le altre due volte metto dei numeri sbagliati, metto so, un meno 100 e un più 400. In questo caso il mio programma non stampa nessun messaggio di errore, perché non gliel'ho fatto fare, ma in teoria li ignora semplicemente. Allora, cosa vi aspettate che salti fuori come valore medio? Dovrebbe saltar fuori 10. Perché viene 6? Perché io avevo tre numeri validi, due non validi, ma ho comunque diviso per 5. Ho fatto la somma di tre numeri, ma ho diviso per 5. E questo è sbagliato. Allora, come posso fare? Innanzitutto devo decidere... Grazie. Innanzitutto devo decidere che cosa voglio fare. Che cosa voglio fare? Voglio che quando l'utente inserisce un dato estraneo, ne devo inserire 5 in totale, lui inserisce uno estraneo. Allora cosa voglio fare? Voglio fare la media tra quei 4, tra i 4 buoni che ho, oppure voglio chiedere un dato in più, un sesto dato. Perché visto che uno dei 5 non andava bene, ne voglio uno in più, voglio continuare a chiedere numeri, fin tanto che non ne avrò 5 validi. Sono due modi diversi, chiaramente, di risolvere questo problema. Entrambi sono compatibili col testo, perché il testo su questo non era preciso. Allora, proviamo a vedere entrambe le soluzioni, no? In un caso io direi, ho fatto 10, 10, 10, meno 100 più 400, farò diviso 3 anziché diviso 5. E quindi la media varrà 10, ho inserito 5 numeri e lui mi fa la media tra quelli validi, tra i 5 numeri che ho inserito. Altrimenti nell'altra soluzione, 10, 10, 10, meno 100 più 400, allora l'utente e il programma mi continuerà a chiedere altri due valori fino a quando non inserirò altri due valori compresi nell'intervallo corretto, continuerà a chiedermeli. E solo quando ne avrà 5 giusti e completi, finalmente potrà fare la media. E a quel punto sarà sicuro di poter dividere per 5, per max. Allora, vediamo il primo caso. Nel primo caso io devo dividere
non per max, che è il numero di dati che leggo, ma per il numero di dati effettivamente buoni, corretti, validi, che ho letto. E come faccio a saperlo? Come faccio a sapere quanti dati corretti inserirà l'utente? A priori non ho idea. Ciò che posso fare, l'unica cosa che posso fare, è contarli man mano che mi arrivano. Mi servirà un'altra variabile che conta quanti dati validi ho ricevuto. Inizialmente la inizializzo a 0 e ogni volta che mi arriva un dato valido la incremento. Ogni volta che mi arriva un dato valido, cioè incremento quella variabile tutte le volte che aggiungo un dato alla somma, no? Vanno di pari passo le due cose. Un dato è valido e quindi lo devo aggiungere alla somma e tenerne conto. E alla fine, chiaramente, dividerò non per max, ma per validi. Quindi ce n'erano 5, di cui 3 validi e divido per 3. Questa variabile validi è partita da 0, ogni volta che l'utente, bontà sua, ha inserito un dato sensato, ho incrementato questa variabile e alla fine la userò come denominatore per calcolare la media rispetto alla somma degli stessi dati validi che lo stesso utente ha inserito. Quindi nel fare una media io devo tenere conto, man mano che mi passano i numeri sotto gli occhi, devo tenere aggiornate sempre due cose, la somma corrente dei dati e il numero di dati che ho visto. La riga 28 e 29 sono inscindibili, cioè ho sommato un numero e so quanto è, mi ricordo di averne sommato uno in più, perché quello mi servirà alla riga 35 per poter fare il rapporto, la divisione. Quel caso di prima era un caso un po' anomalo in cui davamo per scontato di sapere esattamente quanti dati sarebbero stati inseriti, ma il caso normale è questo. E quindi se compiliamo di qua e lo eseguiamo, di fronte allo stesso input, lui mi dovrà correttamente scrivere 10.000, perché questa volta è diviso per 3 e non per 5. Quindi questo programma è più furbo perché è in grado di proteggersi di fronte a dati errati che l'utente inserisce. Tranne un caso. Chi è che riesce a mettere in crisi questo programma? Cosa devo fare? Inserisco. Tutti i dati errati. Allora, qui sto per inserire il quinto. Cosa farà il programma? Esce dal ciclo for con quale valore di somma? 0. Con quale valore di validi? 0. E allora una bella... None non è l'onomatopeico della pernacchia, ma è not a number. È una rappresentazione in floating point del fatto che 0 diviso 0 non è un numero, no? È indefinito, diremmo in matematica. Not a number. Ovviamente un programma che stampi none è un programma sbagliato. E quindi, ma come vi hanno insegnato a matematica, tutte le volte che c'è un denominatore, drizzo le orecchie e dico, se il denominatore è diverso da 0, e quindi se validi diverso da 0, allora posso fare sta roba qui, calcolare la media e magari anche stamparla. Altrimenti, stamperò, non ci sono dati validi,
Non che la media vale 0, eh? Non ci sono dati validi, perché la media non vale 0, la media non esiste. La media di un insieme di 0 elementi è indefinita, non esiste. Allora, in questo caso il programma si protegge anche in confronti di queste anomalie. Vediamo se è vero. E stavolta, anziché stamparmi il NaN, mi stampa, non ci sono dati validi. Vi accorgete che se andiamo a contare le righe di questo programma, ci sono due righe per fare i conti e 20 per controllare gli errori. È sempre così. È sempre più complicata la parte di gestione delle anomalie, dei casi particolari, che non il calcolo brutto e semplice di quando fila tutto liscio. Però il programma non deve funzionare solo quando fila tutto liscio, ma deve funzionare in ogni caso. Ok, l'ultima cosa, l'ultima variante che voglio fare su questo programma è, qualcuno mi dice, ma perché mi stampi tutti questi... Dove è andato? Non c'è più, l'ho chiuso. Perché mi stampi tutti questi decimali? Avessi voluto trovarne uno che non aveva 11.800000, magari mi basta un decimale o ne bastano due. Come posso fare a fare i calcoli con la precisione che voglio io, non con quella che decide lui? Questo ci serve anche, ci sarebbe servito anche nel programma precedente in cui stampavamo i numeri, no, i quadrati, i numeri da 1 a n, eccetera, che venivano totalmente disallineati. No? Disordinati, perché ogni numero, vabbè, di una cifra, di 2, di 3, occupa uno spazio variabile, funzione di quanto è lungo, e non sono mai ben allineati. Allora, per questo facciamo una piccola parentesi sul signor printf. Il numero di cifre decimali con cui viene rappresentato un numero reale non lo decido io. Con cui viene rappresentato, memorizzato, codificato un numero reale, non lo decido io. Se è float, sono 32 bit, di cui 23 di mantissa e 7 di esponente. Punto. Se è double, sono 64 bit, di cui 53 di mantissa e 11 di esponente. Fine. Quindi il numero di cifre vere che vengono rappresentate per un numero lo decide la codifica della variabile, float. Io posso solo scegliere fra float o double, o int, ma in quel caso non ci sono cifre decimali. Ma ciò che posso decidere è come li voglio stampare questi numeri. Cioè un float avrà sempre 6 cifre decimali, l'avevamo visto insieme, quando abbiamo parlato delle codifiche dei numeri reali. Ma io di quelle 6 cifre decimali posso decidere di stamparne solamente 2, o solamente 3, o solamente 1, o anche nessuna. Ma questo lo faccio nel momento in cui lo stampo. Quindi quello che scopriamo oggi è che la funzione, io uso queste slide perché le conosco meglio, ma alla fine sono le stesse informazioni che ci sono sulle vostre, solo che è più condensato, le trovate comunque perché sono quelle del DVD, solo che ci sono i disegnini fatti meglio. Vi racconto qualcosa in più della funzione printf che ci serve per mettere a posto l'estetica. Allora, noi della funzione printf conosciamo già qualche cosina. Conosciamo che possiamo specificare una stringa di formato che contenga lo specificatore per 100D per gli interi, o per 100C per i caratteri, o per 100F per i numeri reali, che siano essi float oppure double. In realtà ci sono tutti altri specificatori di formato che sono validi per altri tipi di dato, che questi li ignoreremo tranquillamente, invece i vettori di caratteri saranno, ci dedicheremo buona parte del tempo. Qui sul char ho scritto sia per 100D, una variabile tipo char si può stampare sia con per 100C che con per 100D, la differenza la sappiamo già, che se la stampo con per 100C mi fa vedere il carattere, se la stampo con per 100C mi fa vedere il valore numerico del codice ASCII.
per 100 O e per 100 X mi stampano il numero in base 8 e in base 16, in ottale e in esadecimale, se mi serve, ma lo trattano come numero senza segno, quindi per numeri negativi non funziona. Ma questi sono dettagli. Quello che invece scopriamo è che tra il percento e la lettera, quindi immaginate percento F, c'è tutto un mondo nascosto. Quando scriviamo percento D, scriviamo percento D. Percento F, scriviamo percento F. Ma tra il percento e la letterina posso mettere tutta una serie di altri simbolini specificatori che vanno a istruire la funzione printf su come voglio stampare quel percento D, quel numero, o quel numero reale percento F. Adesso qui non ve la voglio fare lunga perché sarebbero due pagine di manuale che spiegano tutti i casi possibili, no? Però di fatto c'è una batteria di modificazioni, qui ogni percorso possibile su questo disegno è una combinazione lecita. Quindi la combinazione più semplice è tiro dritto percento D, me lo stampa nel formato di default, nel formato semplice. Oppure posso metterci davanti uno specificatore, un modificatore, che può essere il meno, più, spazio, diesis o zero, e poi spiego cosa vogliono dire, e o, quindi posso mettere, indipendentemente da ciò, posso mettere un numero intero che viene chiamato ampiezza, height, punto, un altro numero intero che viene chiamato precisione. E adesso vi dico cosa servono. Come si vede, si può mettere solamente white, oppure solamente punto precision, oppure si può mettere white punto precision. Tutti i percorsi leciti portano a qualcosa di sensato. I più importanti, vi faccio solo un flash sulle cose più importanti. White che cos'è? È il numero minimo di caratteri stampati. Se io devo stampare dei numeri e voglio stamparli incolonnati, ad esempio, voglio che tutti occupino lo stesso spazio. Magari tutti i quattro caratteri, e quindi stampo i numeri da 0 a 9999. Ma anche il numero 3 voglio che occupi quattro spazi. E quindi avrà tre spazi e poi ci sarà il 3, ma occupa lo stesso spazio. Così quando li stampo vengono fuori belli incolonnati. Attenzione che non è il numero esatto di caratteri stampati, ma è il numero minimo, perché la printf dice, ma attenzione che poi se il numero è grosso 12.000 e ha bisogno di 5 caratteri, io non è che ti nascondo una delle cifre, te la faccio vedere lo stesso. Preferisco che l'output sia disordinato piuttosto che contenga il numero errato. E qui ne siamo lieti, ma... quindi questo è il numero, per quello si parla di numero minimo di caratteri stampati. Se il numero è più corto, ne aggiunge degli spazi. Se il numero è più lungo, vabbè, sfora, deborda e mi rovina l'impaginazione, ma pazienza. E qui fa vedere, ad esempio, se io stampo il 13, per 100D mi stampa 1, 3, vabbè, questo lo sapevamo. Se stampassi per 103D, con lo specificatore per 103D, sempre lo stesso 13, gli sto dicendo usa almeno 3 caratteri, e il 13 ne avrebbe bisogno di 2, e quindi ci mette uno spazietto davanti, che qui ho fatto, mostrato con questo simbolo, ma in realtà è invisibile, no? Ma c'è, e quindi ne occupa spazio, lo incolona bene. Se per caso gli chiedessi stampami il 13 usando uno solo spazio, lui mi dice no, il 13 ha bisogno comunque di 2 spazi, quindi non vado a troncartelo, non vado a buttarti via delle cifre, ne uso comunque 2 in barba alla tua richiesta. Questo per i numeri interi, e per i numeri reali uguale. Nel senso che qui in questo caso per 106F non è servito a nulla, perché in realtà il per 100F normale occupava già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caratteri, il punto conta ovviamente come carattere, e quindi chiedere stampa meno 6 di fatto non l'ha accorciato. Mentre se dico stampa meno 12, oltre ai 9 che già aveva me ne stampa 3 davanti. Questo qua non guardiamolo perché ha a che fare con le stringhe. Questo è l'ampiezza, quindi serve aggiungere spazi davanti per incolonnare i numeri più brevi e incolonnarli alla stessa, diciamo così, lunghezza dei numeri più grandi. Il campo precisione, che è quello che può esserci dopo il punto, ha un significato leggermente diverso a seconda che il numero sia intero o che il numero sia reale.
Nel caso del campo precisione, per un numero intero, mi dà il numero minimo di caratteri totali, eventualmente aggiungendo degli zeri a sinistra anziché degli spazi. Quindi se vogliamo scrivere anziché spazio 13, 013. Si usa rarissimamente, infatti. Mentre più utile, anzi soprattutto utile, il campo precisione nel caso dei numeri reali. Perché mi dice il numero massimo di cifre dopo la virgola. Che è proprio quello che volevamo. Limitare il numero di cifre dopo la virgola che veniva stampato dalla printf. Allora, nel caso del %f si fa col campo precisione. Vediamolo qua, nel campo, con i numeri interi serve abbastanza poco, dicevo, no? Serve mettere gli zeri davanti, ma ha un'utilità molto limitata. Nei numeri reali invece funziona così. Se io stampo questo numero 13.14, se provate a fare un printf di questo, lui vi stamperà 13,14000, perché lui mette 6 cifre decimali col formato %f. Ma io posso specificare di mettermi 2 cifre oppure 4 cifre decimali, e quindi per cento punto numero di cifre decimali che voglio, f. Quindi questo si usa molto spesso, quando voglio stampare un numero reale, per cento punto 2, per cento punto 3, e così decido quante cifre decimali stampare. Se ce n'erano delle altre, lui le tronca, le nasconde, se invece non c'erano, le riempie con zeri, ovviamente. E ovviamente i due si combinano tra di loro. Nel senso che 6.4f vorrebbe dire almeno 6 caratteri in totale, di cui esattamente 4 dopo la virgola. In questo caso 4 dopo la virgola più 1 che fa 5, 6, 7, perché avevo due cifre prima della virgola. 9.4f vuol dire 4 cifre dopo la virgola e almeno 9 in totale. Quindi il numero di per sé ne ha 4 dopo la virgola, poi c'è la virgola che è 5, due cifre intere per la parte intera e facciamo 7, 4, 1, 5, 2, 7, certo, e ne mancano due davanti, aggiunge due spazi davanti per arrivare a 9. Quindi giocando soprattutto sui numeri reali con i due valori, la white, cioè l'ampiezza minima, e la precision, cioè il numero di cifre dopo la virgola, posso formattare il numero come voglio. Quei simbolini che ci stanno davanti servono a modificare il risultato, cioè cambiarlo ancora un pochino, tra cui in particolare il meno ti permette di allineare a sinistra anziché a destra, quindi gli spazi eventuali anziché aggiungerli davanti li aggiunge dietro. È strano, ma perché per colonnare i numeri bisogna colonnarli alla cifra dell'unità, però potrebbe servire. Oppure aggiunge il segno anche davanti ai numeri positivi. Normalmente se ho un numero, se è positivo gli stampa 3, se è negativo gli scrive meno 3. Col segno più lo posso obbligare a stampare il segno più davanti ai numeri positivi e il segno meno davanti ai numeri negativi. Vabbè, lo spazio invece aggiunge uno spazio in più davanti ai numeri positivi, ma questi se vogliamo sono dettagli che... Poi addirittura c'è il cancelletto che richiede un altro, richiederebbe un altro dettaglio perché si comporta in modo diverso a seconda del formato. Ci sono sbizzarriti ad inventare modi nuovi di formattare i numeri man mano che ne saltava fuori l'esigenza. Se guardate le pagine manuali della funzione printf trovate tutto. Ma questi sono casi, diciamo così, abbastanza limite. Ecco, una cosa analoga avviene anche nel caso della funzione scanf, ma... lo approfondiamo a proposito del roto alfabeto. Ok? Allora, qui chiudiamo solamente la printf dicendo che se volessi stampare la media con due cifre decimali, basta scrivere per %.2f, che tra tutte le varie combinazioni di quel diagramma di possibilità è quella più utile. Sinceramente è l'unica che normalmente mi ricordo, perché le altre vado a vedermele. E quindi quando inserisco dei numeri, me le scrive con due cifre decimali, anziché quante vuole lui, quante voglio io. Semplicemente ricordiamo che alla fine è sempre un %f, tra il percento e l'f si incuneano le specifiche ulteriori, i dettagli ulteriori. Ok,
Allora, veniamo allo star della giornata, che è il rotto alfabeto. No, l'avevo già creato il progetto, se non sbaglio. Ah no, avevo creato solamente file di testo. Quindi va, il progetto va fatto. Allora, il testo lo ricorderete tutti. Richiedeva di realizzare un programma che leggesse un numero intero e una lettera alfabetica e poi stampare una lettera spostata rispetto a quella di partenza, ok? Allora, questo non conoscevamo ancora i cicli all'epoca, era solamente un esercizio sui caratteri e sulle condizioni. Quindi definivamo un carattere, scusate, non int, char, definiamo un intero e poi leggiamo, dunque, cosa dice il testo? Me lo sono perso, aiuto, qua, un numero intero positivo e una lettera alfabetica. Quindi scanf % di n, mettendogli davanti, inserisci un numero tra 1 e 25, e poi printf inserisci un carattere, una lettera alfabetica. Scanf %c e commerciale ch, l'ho chiamata questa variabile. E qui c'è già il primo problema, no? Che chi ha provato a fare esercizio ha incontrato. Per evidenziare il problema, fatemi fare qui a un certo punto una stampa riepilogativa dei dati inseriti. Ha inserito il numero %d e il carattere %c, virgola n, virgola ch. E per ora ci fermiamo qua, poi continuiamo. Perché uno dei problemi è proprio qua. Allora, compiliamo sta roba, ok? No, qui, semplicissimo, due scanf per acquisire due dati. Lo eseguo, inserisci un numero tra 1 e 25, 5, e poi inserisci un carattere, inserisco la lettera E, e quindi mi aspetterò che poi il programma mi stampi, quando sarà finito, però non è finito, la lettera F, G, H, I, J. Il problema è che quando batto l'invio non mi chiede il carattere. Cioè, mi stampa e inserisce una lettera alfabetica, ma non me la lascia stampare, non me la lascia inserire. E subito dopo stampa, ha inserito il numero 5 e il carattere, e non si vede quale carattere è, me l'ha fatto invisibile. Cosa sta succedendo? Allora, per capirlo meglio, fatemi modificare questa printf scrivendo a fianco del carattere. Innanzitutto il carattere lo mettiamo fatemi scrivere così, un simbolo di minore maggiore in mezzo al carattere che voglio stampare, così vediamo chi è sto carattere, perché là era invisibile. Se è uno spazio dovremmo vedere minore, spazio maggiore. Allora, adesso vediamo chi è. 5, il carattere minore, e dov'è il maggiore? Là sotto.
Allora, chi è sto carattere? È una capo. Tra minore e maggiore c'è una capo. Cosa è successo? E qui comincerete a odiare la scanf. Coltivate pure questo odio per la scanf. Tra un mese e mezzo vi racconto un'arma contro questo odio, cioè come si fa a fare l'input dei dati più robusto che non semplicemente con la funzione scanf. Però dovete arrivare al punto di dire finalmente mi sono tolto dalle scatole la scanf. Che poi non sarà vero, ma l'avremo protetta in modo che non crei questi problemi. Ma cerchiamo di capire qua cosa è successo. Ciò che abbiamo inserito, fatemelo disegnare, ciò che abbiamo inserito per inserire il numero 5, mi inserisce un numero. Questo è scritto il programma. Poi l'utente ha scritto 5 e poi ha battuto l'invio. E l'invio lo devo mettere, se no il programma non va. Cosa fa la funzione scanf per 100D? La funzione scanf per 100D fa il suo mestiere, che è quello di leggere un numero. Cosa fa? Lei parte dall'inizio, tutto ciò che sembra un numero lo prende per buono. Quando trova qualcosa che non sembra più un numero, si ferma. Prende questo, lo converte, complemento 2, e lo mette dentro n. Ricordiamoci che dai commerciali ci siamo messi d'accordo di leggere dentro. Lo mette dentro n. Questo invio qui è rimasto non letto, non consumato. Quando la scanf successiva, per 105, legge un carattere e fa vedere, ma nel canale di input, dalla tastiera, c'è ancora qualcosa che è rimasto da leggere? Sì, questo carattere. Allora, è inutile che io fermi il programma aspettando che l'utente inserisca un tasto, inserisca un dato, perché ci sono ancora dei dati precedenti che sono rimasti lì che nessuno ha consumato. E quindi prende questo barra n e me lo mette dentro CA. E prosegue senza neppure fermare il programma in attesa che io inserisca qualcosa. Questa è la colpa combinata della scanf di un numero intero, che appena ha finito di leggere il numero intero si ferma, ma non vogliamo mai fare il lavoro, e della scanf per 100C, che se vede dei caratteri già lì da prima, usa quelli anziché chiedere dei nuovi, che hanno senso. Anche se questi caratteri sono degli invii sulla riga precedente, ma che ne sai? Vedo un carattere, lo uso. Ma voi mi dite, ma perché non ce ne siamo mai accorti prima di questo casino? Perché quando leggevamo due numeri interi questo non creava problemi? Quando leggevo un numero e l'utente inseriva 5 e poi voglio leggere un altro numero e l'utente inserisce 7 e non ho mai restituito la capo, ho sempre restituito il 7 la seconda esperienza. Cosa succede? Qua facciamo una scanf di 100D e qui facciamo un'altra scanf di un altro 100D. Allora, cosa succede? Il primo 100D, ovviamente, per inserire questi dati, qui c'è un invio e qui c'è un altro invio. Cosa succede? Che la prima scanf faceva esattamente quello che fa quella sopra, quello è il suo comportamento. Prende tutto ciò che sembra un numero e lo mette dentro la variabile x. E l'invio rimane non letto. Ma questo non crea un problema perché la seconda scanf è di un numero intero. Allora, quando lo scanf cerca di leggere un numero intero,
scrivessi spazio, 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 3, gli spazi davanti a un numero non danno fastidio, lei li salta e arriva a un numero. Gli spazi, ma con gli spazi anche gli invii. Per cui la seconda scanf, non la prima, prende questo invio e questo 7 e dice questo qua è il mio numero. Poi mi fermo perché il numero non può essere 7, poi con uno spazio e poi con una città. Quindi, normalmente la scanf, prima di cominciare, diciamo, a leggere veramente il numero, mangia, salta, passa oltre agli spazi che eventualmente ci sono. Tranne quando faccio percento C. Perché poi, poiché con percento C voglio il singolo carattere, giustamente non va a buttare via dei caratteri che magari dovrebbero servire, cioè gli spazi, cioè gli attacchi. Quindi, tutti i casi in cui uso la scanf, in particolare con i numeri, gli eventuali spazi o gli HAP, gli NB spuri in eccesso vengono tranquillamente superati, passa oltre, li ignora. Ma nel caso del percento C invece prende il singolo prossimo carattere, quale che esso sia. In questo caso in realtà è un pochino più complicato, perché questa seconda scanf, quando parte, legge questo dato, legge barra n, lo salta, poi si guarda e dice sì, io l'ho saltato questo barra n, ma il numero non ce l'ho ancora in mano, perché non ho ancora visto nessuna cifra. Ma il mio input è finito, perché a quel punto era finito qui, l'utente non aveva inserito altro. Allora questa scanf dice, io ho letto qualcosa, l'ho buttato via, il numero non ce l'ho ancora, allora sarà meglio che cambi l'esecuzione e aspetti che l'utente inserisca altro. A quel punto noi ci accorgiamo che il programma si è fermato e inseriamo il 7. Ma in realtà questa scanf ha già fatto un pezzo di lavoro. E poi si è fermata e ha chiesto l'intervento dell'utente perché si è accorta che aveva ancora bisogno di dati. Noi inseriremo il 7, lo scanf consumerà il 7 e lascerà lì pronto, per fare lo sgambetto alla prossima lettura, un carattere di invio non letto. Questo è. Come si può fare nel nostro caso a evitare il problema? Allora, il problema è dato dal... lo possiamo vedere in due modi. Un modo è che alla scanf di riga 10 non mi sta leggendo tutto e mi lascia un carattere appeso. Allora potrei dire, ok, ma quella scanf di riga 10 nulla mi vieta di leggerlo sto carattere, visto che c'è e so che mi dà fastidio. Lo leggo, leggo un carattere e lo metto in una variabile che non mi serve. Mi verrebbe da scrivere una parolaccia, ma non posso perché è registrato. Una variabile temporanea, inutile. Una variabile, mi serve mettere il nome di una variabile, ma tanto non mi frega niente del valore che ci sarà lì dentro. Una variabile temporanea qualunque, una variabile usa e getta. Tanto per togliere dai piedi quel barra n. Allora, la scanf di riga 11 per 100D leggerà la parte numerica del valore. Quella di riga 12 legge il carattere che sappiamo essere l'invio. Speriamo. Incrociamo le dita che sia l'invio, il carattere di a capo. Lo mette in una variabile tipo carattere temporanea, che tanto non mi serve. Poi vado avanti, alla riga 15 mi chiede di leggere un ulteriore carattere. A questo punto la scanf di riga 15 non avrà più nessun carattere vecchio in attesa di essere letto e quindi fermerà l'esecuzione del programma e attenderà che l'utente lo inserisca. Almeno così speriamo. Inserisco 5, invio, inserisco una lettera alfabetica E. Ha inserito il numero 5 e il carattere E. Abbiamo vinto noi anche stavolta. Questo era un modo di risolvere il problema. Ok?
succede ogni volta che leggo un dato numerico e poi un dato di tipo carattere. Secondo modo di risolverlo, richiede di leggere il problema in un modo leggermente diverso. Se, il primo modo, abbiamo dato la colpa al numero intero, dicendo tu ti sei letto il numero intero ma hai lasciato lì un po' di la cartaccia per terra, vai a raccogliere, le butti via e poi lasci che il prossimo lega dei dati. L'altro modo potrebbe essere dare la colpa alla scanf per 100C. Ma perché la scanf per 100C non butta via gli spazi prima di acquisire un prossimo carattere vero? C'è modo di dire alla scanf e adesso butta via tutti gli spazi che incontri finché non trovi qualcosa che sia significativamente diverso da uno spazio? Sì, se lo chiedo perché la risposta la so già, c'è modo, che è quella di mettere uno spazio qua davanti. Nella scanf uno spazio significa e adesso mangia, supera, vai avanti, butta via, ignora, usate il verbo che volete, tutti gli spazi che incontri fino al prossimo carattere che non è più uno spazio. A quel punto butterà via quel barra n, non troverà altri spazi, si fermerà. Quando avrà finito di mangiare tutti gli spazi in eccesso, il prossimo carattere non spazio, per 100C, viene letto e acquisito nella variabile CA. Quindi, adesso commento l'altro perché chiaramente i due modi sono uno in un'esclusione rispetto all'altro. Questo è l'altro modo. Cioè, prima sistemo le cose a monte, qui sistemo le cose a valle. Se ci sono degli spazi, cominciamo a toglierli. E in C, quando parlo di spazio, si parla sempre di spazio come barra spaziatrice e di invio. Sono messi in un unico calderone. In realtà sono tre caratteri, spazio, invio e tab, carattere di tabulazione, che poi non si usa quasi mai. E in C, il manuale C li chiama white space, cumulativamente, spazi bianchi, roba bianca, roba vuota. Allora, questo risolve in un modo diverso lo stesso problema. Per cui se inserisco un numero, quell'invio è stato mangiato questa volta dalla scanf per 100C, quindi quando inserisco la lettera me la passa normalmente. Nel caso del percento D questo problema non c'è, perché praticamente il percento D è come se facesse già da solo questo lavoro di saltare gli spazi. Non è necessario specificarlo. Ok, quindi ci sono questi due modi: o chiedere prima di leggere un carattere di leggere il primo carattere che non sia uno spazio, e quindi salta gli eventuali spazi presenti e poi leggimi un carattere, che va bene perché tanto noi stiamo cercando una lettera alfabetica. Se il nostro programma dovesse elaborare qualunque carattere compreso lo spazio, è chiaro che questa soluzione non mi piace. Occhio che lo spazio, essendo invisibile, a volte negli stati uno non si rende conto di questa finezza. Per cui ci metto un commento, prima di leggere il carattere, per 100C, salta gli eventuali white space, cioè spazi e a capo. Perché c'è questo spazietto qui? Tra l'altro, questa seconda soluzione mi piace anche di più, perché mi protegge anche contro il caso in cui l'utente scriva 5, ma poi dopo, perché si è addormentato sulla tastiera, ci mette degli spazi. Allora, in questo caso, nel primo caso, no? Non sarebbe andato bene, perché quella scanf in più del carattere mi avrebbe letto il primo degli spazi del pisolino, ma non gli altri. Invece qua, invece, legge tutto, tutti gli spazi che incontra, fino a quando non trova la E. Cioè, un primo carattere diverso da spazio. Quindi questa seconda è la soluzione preferibile, perché è un pochino più robusta. C'era un'altra soluzione ancora, che invece significava girare il problema, che è di dire, ma chi se frega, leggo prima il carattere e poi il numero. Visto che il testo non era fiscale su questo, era anche accettabile questa soluzione. Però, già che ci siamo,
Ok, adesso finiamo l'esercizio. Definiamo un'altra variabile, la chiamo CH2 per dire l'altra lettera dell'alfabeto, no? Quella che vogliamo stampare. Poi alla fine tutto il programma si condensa tutto nell'istruzione CH2 uguale CH più N. Cioè devo prendere la lettera che ho e spostarla, traslarla di N posizioni in avanti. Se questa è una lettera. Se no, no. Allora, quello è il cuore del programma. Ma devo fare due verifiche prima. La prima è che CH sia effettivamente una lettera. Dopo tanta fatica che ho fatto per inserirla, speriamo che non sia un punto e virgola. E la seconda è che questo CH2 sia ancora una lettera a sua volta e non abbia sballato al fondo dell'alfabeto, nel qual caso devo riuscire a recuperare rientrando dall'altra parte. Allora, primo controllo, se CH è una lettera. Lo sappiamo come si fa, maggiore o uguale di A e CH minore o uguale di Z, oppure CH maggiore o uguale ad A, maiuscola, and CH minore o uguale a Z maiuscola. Cosa ho scritto? Allora, è una lettera. Altrimenti quindi se CH è compreso nell'intervallo di codici asci tra quello dell'A e della Z minuscole, oppure compreso nell'intervallo di codici asci tra quello dell'A e della Z maiuscola, vado avanti. Dimmi. No, non sono consecutive. Le maiuscole e le minuscole non sono consecutive, perché dopo la Z, ci sono prima le maiuscole, dopo la Z maiuscola c'è un po' di aperte quadre, chiuse quadre, backslash, e poi ci sono le minuscole. Quindi c'è un mezzo dei caratteri che rompono le scatole. Sono consecutivi all'interno delle maiuscole e all'interno delle minuscole, ma tra di loro in mezzo. Dunque, il testo cosa diceva esattamente? Il testo diceva stampare a video la lettera maiuscola che si trova a destra, bla bla bla. Quindi, noi sappiamo che è una lettera. Può essere una lettera maiuscola oppure minuscola. Nel caso in cui sia una lettera minuscola, come prima cosa devo convertirla in maiuscola, perché il risultato che mi chiede il programma deve essere maiuscolo. Quindi, se è minuscola, convertila in maiuscolo. Allora, CH uguale, no, non CH uguale, se è minuscola, allora, come faccio a convertirla in maiuscolo? Faccio una traslazione. Una traslazione dell'alfabeto di una quantità pari alla distanza tra i due alfabeti. Io lo scriverei così. CH è il codice asci di una lettera minuscola. Se da questa sottraggo il codice asci della lettera A minuscola, ottengo la posizione che ha quella lettera all'interno del suo alfabeto. CH meno A piccolo vale 0 per la A, 1 per la B, 2 per la C, 3 per la D, 25 per la Z, minuscole.
Quindi mi dà questo ch-a, fatemelo mettere tra parentesi, mi dà la posizione della lettera all'interno dell'alfabeto, la posizione ordinale, 0, 1, 2, 3, 4, di nuovo qua, essendo un informatico conto da 0, non conto da 1. E poi questa posizione ordinale la applico a un punto di partenza diverso, che è l'inizio dell'alfabeto delle maiuscole. L'applico al punto di partenza diverso, che è la A maiuscola, il codice ASCII della A maiuscola. Quindi, se fosse stata una E, il nostro esempio era la E, CH meno A piccolo, a fronte della E piccolo sarebbe 0, 1, 2, 3, 4, perché la E è la quinta lettera dell'alfabeto. Poi prendo 4, lo sommo al codice ASCII della A maiuscola e mi dà la E maiuscola, perché mi dà il quinto, 4 caratteri oltre la A, c'è cioè la B, C, D, E. Ok? Questo è un modo di vederlo. Calcolo la posizione ordinale della lettera all'interno dell'alfabeto e applico questo spostamento a partire da un punto di vista da un punto iniziale diverso. Un modo diverso di vederlo è scrivere, pensare a quella parentesi in un punto diverso e scrivere CH meno A piccolo meno A grande. No? X primo uguale x meno qualcosa è la formula della traslazione. La traslazione di quanto? È di quant'è la distanza tra i due alfabeti. Traslo della distanza tra due punti che so che devono essere corrispondenti nella traslazione. Quindi la posso anche interpretare geometricamente così. È uguale, poi queste parentesi non servono a niente. Dimmi. Se tu ti ricordi che questa differenza è 32, scrivilo. Io preferisco vedere A meno A piuttosto che vedere un 32 e chiedermi cos'è 32? Però è uguale, ovviamente fa 32 sta roba. Ok, a questo punto abbiamo convertito in maiuscolo, quindi io mi ricordo sempre che cosa so man mano che vado avanti nel programma. So che CH è una lettera maiuscola. E allora la posso spostare di n posizioni. La mia E minuscola mi sarà diventata un'E maiuscola e la sposto di 5 posizioni e mi darà probabilmente, se non sbaglio a fare i conti prima, una J maiuscola. E potrò stampare la rotolettera. È due punti per cento C barra N CH2 print F. Questa F oggi mi resta. Quindi vediamo un attimo se funziona. Inserisco 5, inserisco E, mi stampa J. Qui va bene. Il problema non è tanto qui, ma quanto se inserisco 5 e inserisco W, anziché scrivermi, mi scrive backslash, che non è propriamente una lettera alfabetica. Ma questo devo ancora farlo, il roto. E il roto lo faccio quando? Quando può capitare che questa somma sfori, quindi che CH2 sia diventato troppo grande, oltre il limite massimo che può assumere, che è quello della Z maiuscola. Cioè il problema è se CH2, che è la lettera maiuscola spostata, va oltre la Z maiuscola. Allora, in quel caso, quella formula CH più N non vale. E allora cosa devo fare? Anche qua dovrò fare una traslazione, fare in modo che se lui mi va alla Z, va bene.
ma se sono 1 dopo la z, mi deve restituire a. Se sono 2 dopo la z, mi deve restituire b. Se sono 10 dopo la z, mi deve restituire la decima lettera dell'alfabeto. Giusto? Quindi a me interessa che CH2 deve diventare una nuova lettera dell'alfabeto, ma quale lettera dell'alfabeto? Quella che è tante posizioni all'interno dell'alfabeto quante erano le posizioni oltre la Z che avevo prima. Quindi di fatto abbiamo una A, quindi ricomincio dall'inizio, dall'A, qual è la posizione? CH2-Z meno 1. CH2 è il carattere nuovo. Proviamo a pensare che CH2 sia il primo carattere dopo la Z. Non so quale sia, non mi interessa. Non so neanche quale sia il suo codice ASCII. È il primo dopo la Z. Quella parentesi tonda cosa vale? Il primo dopo la Z, meno Z, meno 1, vale 0. Primo dopo la Z, meno Z, fa 1, meno 1, 0. 0 sommato ad A mi dà A. Giusto? Se invece CH2 fosse 2 dopo la Z, mi dà 2 dopo la Z, meno Z, che fa 2, meno 1, che fa 1. 1 sommato alla A mi dà B. È giusto? Sto meno 1 qua serve per conciliare il contare le posizioni a partire da 0 o a partire da 1. Qui per contare a partire da 0 dovrei mettere il carattere prima della A, ma non so qual è. Allora, vediamo se è vero. Se io metto W, scusate, 5 e W, mi viene la B. Sarà giusto? Beh, ho scelto un caso difficile. Facciamolo uno più facile. Una posizione, Z, mi deve dare A. Ok. Tre posizioni, Z. Z, A, B, C. Ok, è giusto. No? Beh, poi vediamo se funziona in tutti i casi, però gli altri casi sono più difficili da verificare. Se io prendo la di 24 posizioni e la F mi dà la D, sarà giusto? Boh, bisogna mettersi lì con la ditina a fare il conto. Manca ancora un pezzettino a questo programma, in realtà, che è il controllo che n sia compreso tra 1 e 25. Perché per il resto mi sembra che ci sia tutto. Se la lettera maiuscola a destra con un numero di posizione... Nel caso in cui i dati inseriti non siano validi, il programma deve stampare il messaggio d'errore e terminare. Noi questo controllo l'abbiamo fatto sulla lettera, perché se non è una lettera mi stampa errore. Nel caso del numero invece non l'abbiamo fatto, quindi bisognerà fare la stessa cosa nel caso del numero. Vabbè, la posso anche fare dopo. Se n maggiore o uguale 1 e n minore o uguale 25, allora tutto il resto del programma deve essere condizionato da questa if. Tutto il resto del programma lo faccio solo se questa condizione è vera. Quindi ci devo mettere un'aperta graffa qui e una chiusa graffa qui. E per coerenza indento tutto di una posizione. Tab. Quindi se n va bene e se la lettera è una, se il carattere è una lettera, faccio il programma.
Poi questo primo else fallisce se la lettera non era corretta, e qui ho un altro else che mi dice errore, il numero deve essere tra 1 e 25. Ok, compilando avevo due warning. Leggiamo solo quali sono. Il secondo me lo aspettavo. Dice unused variable temp. Dice guarda che la variabile temp che ho dichiarato qui, unused, non l'hai usata. E certo non l'ho usata perché ho commentato la riga 13. Vabbè, è solo un warning che mi dice, guarda che non hai usato quella variabile, quindi o la cancelli, o ti sei dimenticato un pezzo di programma, oppure il tuo programma non è finito, perché normalmente le variabili che dichiari da qualche parte le userai, no? È solo un aiuto, in questo caso era una soluzione alternativa, lo metto in commento, e così mi tolgo dai piedi warning. L'altro warning è una gentilezza che lui mi fa e mi dice, suggerisco i parentesi, suggerisco le parentesi intorno all'end quando sei all'interno di un OR. Dice, ma fatti i fatti tuoi, ma conviene metterle. È puramente una questione di leggibilità. La funzionalità è la stessa, perché ovviamente l'end ha priorità rispetto all'OR. Però un paio di parentesi in più non fanno mai male, no? Specie se uno poi deve aggiungere delle condizioni o renderle più complicate. E quindi abbiamo sistemato anche, spesso i warning sono dei veri e propri errori, in questo caso erano solamente dei miglioramenti. Ok, vediamo se è vero che se inserisco 66, inserisci la y, mi dice inserito il numero 66, il numero deve essere tra 1 e 25, quindi interrompe il programma senza fare cose sbagliate. Già che siamo qui, spendo ancora gli ultimi 5 minuti, ma non 10, solo per ragionare su questa istruzione qua. Inserisci un numero, l'abbiamo fatta milioni di volte. Adesso possiamo rispondere a una domanda che ci eravamo posti in aula qualche lezione fa, in cui si diceva, ma se il numero è sbagliato, anziché stampare un messaggio d'errore e andarsene, potremmo chiedere all'utente di reinserirlo. Allora, come lo facciamo questo? Fatemelo fare sotto, tanto solamente non abbiamo tempo di completare il programma, ma solamente per ragionarci. Quindi qua è cosa dovrei fare se volessi richiedere il numero nel caso in cui fosse sbagliato. Allora dovrei a questo punto qua controllare se n minore di 1 o n è maggiore di 25. E in questo caso, errato, devo richiederlo. Anziché stampare il messaggio, è errato, e uscire dal programma, vorrei richiedere il numero. Però, quindi richiedere il numero significherebbe far questo, di nuovo. A parte l'indentazione, che sistemiamo. Quindi se lui mi inserisce un numero sbagliato, che sia minore di 1 oppure maggiore di 25,
per cortesia glielo richiedo, magari stamperei anche un messaggio di errore in più, ma ho poco tempo adesso. Il problema è, se lo faccio così, cosa succede quando il numero viene inserito di nuovo sbagliato? Dovrei di nuovo fare un altro if e un altro control, non finisco più. Questo è il tipico caso in cui in realtà devo impostare un ciclo, una ripetizione, ripeto l'acquisizione del numero finché non me lo inserisce giusto. Quindi in realtà la condizione non è if, stiamo pensando a un ciclo. Allora, questo è il tipico esempio di un ciclo while in cui spero di non entrare mai, spero che venga eseguito 0 volte, perché vuol dire che l'utente ci ha azzeccato subito, la prima volta. Se inserisce già un numero tra 1 e 25, inserisce 5, la condizione del while 5 minore di 1 or 5 maggiore di 25 è falsa, e quindi quel corpo di quel while non viene eseguito neanche una volta. E proseguo dalla riga 78 col valore di n che avevo letto nella riga 70. Se invece n è sbagliato, entra qui, stampa il messaggio gentile di errore e rilegge il numero. E poi ritorna su a ricontrollare il valore di n. Se notiamo, questa condizione è un po' strana, nel senso che la prima volta che ci passo, questo n qui è quello che avevo letto quassù. Le volte successive, questo n è quello che avevo letto qua sotto. Cioè, in realtà il compilatore, di nuovo, non può fregarne di meno di che cosa sia n. Lui va a vedere qual è il valore corrente di quella variabile. Il valore corrente è quello che ci ha messo dentro l'ultimo che è passato di lì. L'ultima istruzione che ha inserito un valore. Quindi è un problema che ci facciamo noi nel ragionarci, ma al compilatore non interessa minimamente, non associa questo n con questo n. N è una variabile, va a vedere cosa c'è dentro. La prima volta che arrivo qua, il valore di n è quello che ha letto la scanf quassù, le iterazioni successive, questa scanf avrà modificato il valore di n, per cui andrà a leggere l'ultimo valore che c'è, che è quello modificato là sotto. Quindi questo è il modo per gestire l'acquisizione dei dati ad oltranza, se vogliamo dire, perché non vado avanti, il programma non può continuare finché l'utente non inserisce davvero un numero giusto. Buone vacanze, ci si rivede.